Italia di Pordenone, che apre la partenza per 40 eventi di queste giornate. E questa sera, questo incontro naturalmente lo facciamo con l'osteria Tafro a Scriverbo, e con me, accanto a me, che sta già lavorando ai fornelli, c'è Dario Martina, che è lo chef. Questa sera presentiamo la valotta di Clausetto. E giusto per dirvi, la valotta di Clausetto, Dario Martina ha acquisito questo marchio perché lo si faceva all'albergo e ristorante Corona di Clausetto, che ha chiuso da oltre 10 anni. Lui ha acquisito questo marchio e sta quindi commercializzando, sta producendo questa valotta. Sarà lui che mi spiegherà in particolare cos'è questa valotta di Clausetto. Quindi lui stava già preparando adesso sarà lui a dirci esattamente cosa consiste la valotta di Clausetto. Prego Dario. Organizzando, facendo della polenta, e a parte sto facendo la salsa praticamente in questa valotta con i formaggini. Ho fatto un po' di soffritto di cuore, un po' di pancetta, questo, e la faccio cucinare. Nel frattempo faccio la polenta, di fare dei crocchi, ma adesso li scopriamo. E quindi, una cosa che è abbastanza lunga, però voi non preoccupatevi, che non mangiate questa, mangiate quella che è già fatta. Senti Dario, detto così, abbiamo dei suggerimenti, ma quando la polenta fa i crocchi, cosa dobbiamo fare per eliminarla? Perché mi manca la frusta, però ho fatto tutto uno per uno. Quindi rompi, diciamo. Sì. Nel frattempo faccio questa polenta e a parte preparo, tagliato dei formaggi locali, che è il formaggio Franc. Ecco, vorrei Dario che magari intanto che tagli il formaggio Franc, se dici cos'è il Franc e poi l'asino. Sono quei formaggi, allora il Franc è un formaggio di composto praticamente. Il composto è messo sotto la panna, sotto l'acqua e sale per circa 3 settimane. È molto forte di sapore perché sono quei formaggi che una volta non erano perfetti e quindi venivano rifatti. Quindi quelle forme poco riuscite, per sapersi. Poi assieme metto dentro del montaggio, nel montaggio fresco, nel montaggio strutturato, taglio tutto a dadini. Quindi tre tipi di formaggio. Sì, quindi poi metto anche formaggio stagionato. Poi di frattempo faccio anche una salsa aggiungo un po' di latte, così che poi lo assaggeremo. Visto che parliamo di formaggi, si dice anche qualcosa sul asino? Sì, l'asino, il formaggio salato tipico della Val d'Arzino, delle valli del Sud Verdese. La caratteristica di questo formaggio fresco viene messo per 2 settimane sotto l'acqua e sale e dare anche un sapore saporito, che proprio è la caratteristica. Buonissimo di mangiare con la polenta così. Io lo uso stasera per fare la salsa. Nel frattempo continuo con la polenta, metto dentro i formaggi per la valotta, sì. Metto dentro i formaggi e metto dentro i funghi che ho fatto a parte. Normalmente usavano i chiodini di minassero, però io ho messo dentro dei spifferi e dei porcini che mi danno molto profumo, come quelli che assaggerete voi stasera, che ho già fatto. Nel frattempo Dario si prepara e volevo ricordarvi una delle edizioni Biblioteca dell'Immagine, è stato fatto un bellissimo libro, si chiama La nostra cucina, il più occidentale, le ricette della tradizione.
Beh, è stata una raccolta interessantissima che l'Asta Confcommercio di Pordenone, insieme a FIP, ha voluto realizzare per raccogliere quello che c'era tutto sul territorio della provincia di Pordenone. Naturalmente hanno collaborato tantissime persone alla realizzazione di questo volume, anche perché gran parte di questo materiale era conservato sì presso le case, le famiglie, ma soprattutto anche alle associazioni, alle proco che avevano raccolto nel tempo tutte le ricette. Il libro peraltro, se riuscite, non è facilmente trovabile perché insomma è stato molto ricercato, però se avete possibilità di trovarlo ve lo consiglio veramente, perché c'è una raccolta di prodotti del territorio di estremo interesse. Quindi posso dire che c'è un profumo notevolissimo di montaggio, di vapori che stanno facendo sentire questi profumi proprio di montaggio. La cottura poi la facciamo nel forno per 10 minuti, di questa parte che ho già fatto. Ecco Dario, si vuol dire questa parola, insomma, che poi un gnocco. Questo gnocco di patate che faccio un giorno di due quali, e poi vedo solo ancora con un'altra batteria stagionata per farmi due commenti, passato fine e lo metto nel forno. Il formaggio lo fare questa porticina che poi vedremo in cottura. La cottura la facciamo per 10 minuti a 220 gradi del forno, quindi che prenda una bella scottata. Il formaggio che è dentro si intorno si fonde di nuovo e sarebbe come questo qua, che l'abbiamo già fatta così. No, qui facciamo la salsa. Mettiamo in fondo allora le stacche, così spero che sia. La polenta quanto tempo? E la polenta ci va minimo un'oretta, ecco, minimo un'oretta, infatti questo è un esempio, questa qua è un esempio, così pronto. Noi proviamo l'altra. Però di tanto posso parlare del vino? Sì, nel frattempo la salsa è quasi pronta. Bene, dal momento che la salsa è quasi pronta, vorrei dirvi che questa sera questo piatto, quindi la prodotto di pranzetto, sarà abbinata al vino reposto di Russo, una gente di San Quirino. Pregherei, inviterei qui naturalmente la signora Antonella, mi pare, mi ricordo bene, è dell'azienda Russo, e vorrei chiedere ad Antonella, buonasera, se magari ci dice tanto di questa azienda, ci racconta alcune produzioni di questa azienda e poi soprattutto questo vino che viene abbinato alla prodotta, un suo giudizio, il suo parere. Prego. Buonasera a tutti. Noi siamo un'azienda di San Quirino, quindi siamo un'azienda di vicinanza della zona, che viene il grado del Friuli. Un'azienda che produce i vini tipici dai nostri bianchi, il Cali, la Ribolla Gialla, e i vini un po' più conosciuti internazionali, Chardonnay, Sauvignon, e i vini rossi. Cabernet Franc è un vino posto che proporremo anche questa sera, che è un vino tipicamente friulano. Abbiamo deciso di proporre questo vino in abbinamento con la palazzo perché è un piatto strutturato, un piatto importante che necessita di un vino altrettanto strutturato. Quindi abbiamo proposto questa sera la versione barricata. Un vino che si affina per un anno, per 12 mesi in circa in barrique e poi si ha un affinamento in bottiglia abbastanza lungo. Inoltre è un vino che ha secondo noi un'acidità sufficiente per supportare un piatto come la Balotte, dove c'è anche la presenza del formaggio oltre della struttura della polenta, che è anche questa componente grassa riesce a pulire bene la bocca,
appena appunto il piatto dell'inizio. Bene, se vuole stare qui un attimo, magari così. Volevo, visto che ha parlato, ma magari mi ripeto sul discorso di questi vini del territorio delle Grave, voglio ricordare che di per sé insomma le Grave è un territorio molto sassoso, quindi un territorio magro che attraverso i sassi trasmette calore, quindi durante la giornata voi capite la notte i sassi poi ridanno alla vite questo calore che serve per il territorio delle Grave, un territorio vastissimo che si estende da Sacile per poi arrivare fino alla provincia di Umbria. È un territorio unico, a mio avviso, nel suo genere e che dà queste caratteristiche proprio a questi vini. Aggiungo solo che possiamo quasi considerarci un territorio di collina, perché siamo una fitta pianura in realtà, siamo a 120 metri sul livello del mare e appunto, come ricordava, l'espressione termica è notevole. Abbiamo la montagna alle spalle, quindi abbiamo come microclima adatto per uno dei vini aromatici e esprimere meglio queste loro particolarità. Dario, a che punto siamo? Vi volevo intanto dire che Dario Martina è titolare dell'azienda Sudafro da ben 44 anni di lavoro nel settore della ristorazione, poi ha fatto una breve parentesi naturalmente del suo lavoro in Germania, ma il suo è un locale che soprattutto dà tipicità, presenta tipicità sul territorio. Magari volevo sapere da te Martina, il nome afro, tu lo puoi dire, le caratteristiche del tuo locale e anche i tuoi piatti che presenti nella tradizione di quel luogo. Para l'alpino. E quindi ho messo questo nome afro che ai tempi era poco comune, quella volta non c'erano tanti africani in giro, quindi era un nome normale di persona. Adesso con tutto il chiedere se facciamo cucina etnica, perché il nome è un po' così, ormai non voglio cambiare perché ormai è storico. E questi altri sono praticamente cucina tipica plurale, leggermente rivisitata, modernizzata usando poco burro, usando oli, facendo più leggera della cucina. Mi piace fare anche la salsa pronta, quindi tra 5 minuti sono già operativi. E i tuoi piatti? Più piatti di volo, adesso sono un po' di anni che faccio la palotta, ma sennò ho una ricetta provata, i miei sono di cottura, la costa con la verde, le cose più tipiche, però un occhio ce l'ho anche per i dolci, che non sono più grandi, ma c'è la cubana, c'è cioè, fare dolci un po' particolari, tutto fatto in casa, stessa cosa vale per i primi, per i gnocchi, per le paste. E oggi ad esempio, stamattina per il primo ho fatto il coniglio per i carciocchi, cose abbastanza di stagione, ecco. Abbiamo già iniziato con le spalle, sono strani, chilometri zero, con i detti, messo di gradisca e poi con l'erba di campo che... In questo momento, mi pare... Quindi presentiamo l'altra manifestazione che facciamo. Noi siamo tanti anni sulla breccia, si cerca di lavorare sempre bene perché facendo le cose bene si è premiati. Siamo anche abbastanza contenti, malgrado la crisi, che in particolare lo studimbergese si sente proprio in particolare. E adesso cosa sta? Questo qua passiamo con la salsa che abbiamo fatto, perché io avevo fatto un po' di soffritto di cipolla e pancetta per dargli un po' di sapore, e c'è questo formaggio osino, passiamo questa salsa in modo che diventi abbastanza liquida, l'abbiamo
un po' densificante, poi lo saliamo in questo piano, è una bella base praticamente. Ma c'è solo formaggio salato, asino, questo qua, e un po' di latte. Con una mano. Formaggio asino c'è anche un prezzo che si scioglie abbastanza bene tutto e fin da poco, a differenza del montaggio. Più filante del montaggio. Più filante, sì. Grazie.
qui sarà sempre in Italia e poi vedremo anche la degustazione e così ci direte un po' la vostra. Portiamo dentro, le serviamo dentro così poi siamo più veloci. Sì, sì. Sì. Poi le serviamo le queste. Guarda, mettiamo qua. Non vedo le coppa. Tanto per rubare questa attesa vi volevo dire che dopo di questo incontro, subito dopo, ci sarà il ristorante Gerito dei Magrebi di Vivaro con lo chef Trevisanotto Tiziano, il piatto che sarà presentato ai cestini di frigo con gnocchi di erbe e ricotta di Fradis. Ho fatto il ritorno, è molto bello il sotto.